Salve, sono Troy McClure. Forse vi ricorderete di Vicious 17 in Come velocizzare il computer, oppure su Come aprire le porte del router. Ma oggi vi spiegherà come avere l'Auto Mouse, un programma che memorizza e registra i movimenti del vostro mouse. Signore e signori, salve a tutti. Un sentito ringraziamento ad Alberto Pagnotta che ci ha dato la voce di Troy McClure per questa introduzione. Grazie ancora ad Alberto Pagnotta. In caso, signori, se non sapete chi è Alberto Pagnotta, sapete che cosa fare? Sotto in descrizione, dai, che ci sono un paio di link, dai. Allora, oggi voglio parlare, come ha detto nella magnifica introduzione Alberto Pagnotta, dell'automouse. Ero un pochino indeciso su se farlo o no l'automouse, lo spiegherò alla fine del video. Allora, che cos'è l'automouse? L'automouse non è altro che un registratore, cioè registra tutti i movimenti e le operazioni che si fanno solo del mouse. È come se fosse una macro, diciamo così, solo del mouse. Allora, innanzitutto, per avere questo software, cosa bisogna fare? Andare sul sito www.vtechstudio.com/support.php. Ho detto in inglese, spero di averlo detto giusto. Allora, una volta andati sul sito, scarichiamo il software. Una volta scaricato il software, questo software non ha bisogno di installazione, è direttamente un eseguibile ed eccolo qua. A questo punto cosa appare? Se ci clicchiamo due volte appare questa piccolissima tabella, cioè è molto semplice. Apri, salva, registra, play, compile, che è un'altra cosa che poi la vediamo, e opzioni. Non c'è cosa più semplice. Quindi, per far funzionare e per registrare dei movimenti dal mouse, cosa bisogna fare? Clicchiamo su questo pallino blu, il registra, e diventa rosso. In questo momento sta registrando le cose che sto facendo con il mouse. Vedete? Ok, fatto questo qui, stop. Se andiamo a premere play, le mie mani sono qui e guardate il mouse, vedete? Ha riprodotto le operazioni che sto facendo. Ora vi spiego perché, a che cosa serve, perché io l'ho messo come tutorial questo video. Ecco qua, questo software. Ok, inutile fare operazioni più, che se ne so, complesse, perché l'uso che si può fare dell'automouse è veramente utile in alcuni campi. Allora, iniziamo a vedere un paio di cose. Possiamo anche salvare questa operazione. Quindi, se noi premiamo su salva, save, scegliamo la nostra cartella e scriviamo rec 1, facendo l'esempio. Salva. E l'abbiamo qui. A questo punto, se noi clicchiamo su rec 1, eccolo qui. Parte automaticamente il software, vedete? Riconosce che l'eseguibile è Tiny Task ed eccolo qui, finito. Poi c'è pure le opzioni, eccole qua. Come opzioni c'è anche Fast. Andiamola a vedere un attimo così al volo. Fast, eccola qua, è stata velocissima, è Fast, veloce. Poi abbiamo anche continui playback, cioè continua a ripetere l'azione all'infinito. Set repeat countdown, cioè quante volte deve ripetere questa azione, 1, 2, 10 volte. Poi abbiamo i tasti rapidi, Ctrl Shift Alt R, più rapidi di questi proprio. Comunque diciamo che sono prettamente rapidi, diciamo così. Poi remember to settings.ini, perché ci ho cliccato, no, ok, e basta. Show tips, in poche parole, show del capezzolo, show del il software, in poche parole. Allora, perché io
non c'è niente più da dire su questo software. Però io questo qui è una cosa che consiglio, veramente me ne sono. Allora, di messaggi che mi hanno chiesto, mi consigli un programma per fare macro, per creare delle macro o per creare dei movimenti che faccio ripetutamente con il mouse? Allora, io su alcune cose che si possono usare illegalmente ci vado con i piedi di ferro, cioè. In questo caso io posso dire che un software del genere può essere usato sia in maniera come ogni cosa che esiste al mondo con questa penna, posso scriverci ma la posso pure piantare nell'occhio di una persona, detto chiaramente. Ci sono vari tipi di, come si chiama, vari tipi di funzioni, soprattutto pure sui software. Determinati software come questi sono usati sia in via buonaria sia in via, diciamo un pochino più particolare. Facendo l'esempio, in via più buonaria, se noi mettiamo questa registrazione come programma eseguibile all'avvio di Windows, che cosa fa? Una volta che voi avete aperto Windows, voi che fate? Vi faccio l'esempio, io quando mi sveglio la mattina, che faccio? Accendo il computer. Una volta che accendo il computer, anche se si avvia in non lo so, forse 30 secondi, roba del genere. Non lo so, non mi è mai interessato. Vabbè, mettiamo 3 minuti. Ecco, perché mi 3 minuti, vado a fare le mie cose, colazione, eccetera, eccetera, e lo trovo avviato. Però poi che operazioni faccio io? Apro Facebook, apro YouTube, apro i messaggi, apro le tre pagine e controllo i messaggi e i commenti che mi sono arrivati, apro tanti link e apro alcuni software che mi servono per lavorare. E quindi è una situazione, è una cosa un pochino seccante, un pochino monotona. Se tanto la registrazione che abbiamo fatto, noi che possiamo fare? La settiamo all'avvio del nostro Windows. Così automaticamente automaticamente questa, diciamo, piccola macro, ogni volta che si avvia Windows, avvia queste operazioni. In caso noi vogliamo bloccare queste operazioni che sta facendo in quel momento che state accendendo Windows, basta premere i tasti che li potete settare voi comunque, Ctrl Shift Alt P in poche parole per mettere pausa. C'è anche F8 e F12. Vabbè, non ci sono andato con la testa a dire gli altri tasti. Possiamo stoppare questa operazione. In alcuni casi, a volte viene usato in una maniera non tanto gradita. Nel senso, alcune persone cercano di guadagnare qualche soldo, tirare qualche soldo extra, per esempio compilando forum online dove si può guadagnare qualche cosa, o cliccando su banner pubblicitari, oppure chi lavora in determinati call center che attivano automaticamente le promozioni su determinati cellulari, alcune persone, alcune ditte, alcune aziende si avvallano, a posto di usare una persona che faccia queste operazioni, che fanno? In poche parole, prendono un computer, creano, dipende dalla potenza del computer, creano una decina di macchine virtuali dove ogni volta all'avvio parte sistematicamente in loop l'attivazione, facendo l'esempio di promozioni, oppure, come fanno altri invece, cliccando sui banner pubblicitari per guadagnare qualche centesimo. È una soluzione, diciamo, sui banner pubblicitari un pochino più alternativa e forse corretta, diciamo così, corretta. Almeno nessuno si lamenta di niente, quindi tu devi cliccare sul banner. Una persona che paga per essere visualizzato, paga, quelli che danno l'inserzione, bah, più o meno siamo là. Comunque, ho spiegato un pochino che cos'è e le potenzialità, perché mi fermo qui perché veramente creare una macro con un mouse o creare una macro mouse e tastiera offre delle potenzialità veramente veramente enormi in determinati campi che possono essere utili. Come dico sempre, l'informatica non è che esiste un tasto magico, un click e finisce e fa tutto, anzi, ci sono determinate, diciamo, cose che bisogna fare. Cioè, noi dobbiamo avere una specie, come io in alcuni video tendo a stimolarvi in determinate occasioni. A volte, è come sto dicendo, l'informatica non è un video, un tutorial che fai
Faccio così ed è risolto il problema. Cambia la tua vita con un click, detto chiaramente, un click ed è magia. Però ci sono, per arrivare a una determinata soluzione, se voi avete visto video, avete letto, avete approfondito determinati argomenti, potete adattare le vostre conoscenze in un determinato settore. In questo caso, Automouse fa parte di un determinato set di può essere utilizzato in più determinati settori che possono facilitare e automatizzare determinate vostre operazioni. In caso se vi interessa ancora sapere a mouse automa cioè le macro, ecco, se volete scrivete sotto nei commenti Salvatore o Vicious, come volete chiamarmi voi. Vicious, fai un tutorial sulle macro. Io vi più o meno vi farò un tutorial su come creare una macro, mouse e tastiera e fare determinate operazioni ripetute anche in loop con le macro. Logicamente datemi il tempo per selezionare il programma, fare i test e tutto il resto, soprattutto comprare il software. Cerco sempre di tendere alla legalità oppure usare il trial in quel caso. Signori, vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato. Un sentito ringraziamento ad Alberto Pagnotta, ripeto, che ha dato la voce a Troy McClure. Beh, a lui, ecco. Signori, grazie ancora. Vicious 17, l'informatica papale papale. Ti saluto, pedificu papale papale.